Quindi questo primo zainetto. Questo qui fa parte della storia. Questo qua è proprio della storia aziendale. L'hai fatto te. Questo qui l'ho fatto io. Sì, ne abbiamo fatti due, ne abbiamo fatti identici. Okay. Uno io e uno il mio collega. Però è così, nel senso. Tutto è partito da lui. Da sta roba qua che. Così erano 10 litri più o meno. No, questo qui è grande. L'abbiamo usato a Berlino per 5 notti. Ma quelli sono stati anche vissuti comunque. Non sì, 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 no, no. Fatti e provati, nel senso. Allora, ragazzi, questa volta non andiamo in montagna, ma sono venuto nel magico laboratorio, nel bunker dei ragazzi di G-Pax. E niente, no, spieghiamo perché G-Pax, cioè il nome. G-Pax in realtà è molto semplice. Molto semplice. Io mi chiamo Giacomo. Io mi chiamo Giacomo, quindi... Non era difficile arrivare alla conclusione del nome. Quindi niente, sono venuto a trovarli, intanto perché... Era un po' che non li vedevo perché sono già venuti con me al Col d'Usè e alla tendata e ho detto colgo l'occasione per andare a trovare i ragazzi e così vedo anche dove lavorano, cosa fanno, facciamo un po' i nerd su zaini, marsupi, robe varie e intanto vi faccio anche vedere un po' come lavorano, cosa fanno e magari vi faccio spiegare poi le robe tecniche da loro perché io faccio schifo a fare queste cose. Per farvi conoscere un po' i ragazzi faccio parlare loro perché sennò io è inutile che sto qui a dirvi robe e vi dicendo. Allora intanto avete dei modelli comunque già esatto. Preconfigurati, giusto? Sì, allora noi abbiamo tre modelli, abbiamo uno che è prettamente da montagna, che è l'alta via, e poi abbiamo i due modelli un po' più piccolini che sono il Popisi 30 litri e il Popisi 25 litri. Il materiale è sempre Ecopac EPX 200. Che reperite qua in Europa? Allora, noi i materiali li prendiamo da un rivenditore qua europeo. Abbiamo anche la possibilità di un materiale un po' più innovativo che è l'Ultra, sempre fornito da Challenge Silkflow, che è un bel materiale. Adesso ci dobbiamo lavorare, qualcosina abbiamo già in porta. Che qua tra l'altro c'è uno in lavorazione. Per i vigili del fuoco. Vigili del fuoco, esatto. Secondo zaino. Hanno già messo le mani avanti, ragazzi. Si stanno un po' allargando. Oltre all'outdoor, stanno andando anche in altre direzioni. E però, se uno vuole fare uno zaino un po' personalizzato, c'è la possibilità. Ci può scrivere, poi vediamo assieme in base alle varie richieste. E alla fattibilità, esatto. Sì, esatto. Cioè, se arrivate con progetti infattibili, ovviamente loro. Lo zaino non può volare. Sono i primi che vi indirizzano e vi dicono insomma cosa si può fare, cosa non si può fare. Quindi. Personalizzazioni, ok, però mi raccomando. Beh, tanto personalizzazione di colori, perché io adesso sto guardando un po' in giro, ci sono tessuti di 6.000 colori, quindi lì vi potete sbizzarrire alla stragrande, davvero. E oltre però agli zaini, da poco, perché cos'è, un mese? Un mese, sì, da un mesetto, primo ottobre. Si sono lanciati anche sull'abbigliamento, perché siamo arditi, quindi... Non ci facciamo mancare niente, non ci facciamo mancare. Quindi primo esperimento, questo base layer. Esatto, in Alpha Direct a 120 grammi per metro quadro, molto leggero. Molto leggero, l'ho appena provato, raga, è veramente super leggero. Super caldo. E non vedo l'ora di provarlo anche. E anche super traspirato. Tutti questi fattori messi insieme non sono una robetta da poco. Adesso lo dovrei provare prossimamente in Abruzzo. Non so se questo video uscirà prima o dopo l'Abruzzo, non ne ho la più pallida idea. Però vi darò un riscontro magari su Instagram, perché su YouTube faccio un po' fatica. Però rimanete collegati che vi racconterò anche questo. E invece progetti futuri? Progetti domandona. Progetti un sacco, futuri. Un sacco. Progetti un sacco, davvero tanti, però adesso con calma, un passo alla volta, facciamo tutto. Anche perché, quant'è che fate questa attività? Un anno appena? Un anno, sì. Con gli zaini un anno, poi siamo partiti un po' con la vendita a chi ce l'ha chiesto, abbastanza, dai, dopo è stato... Sì, saranno febbraio, marzo. Sì, la vendita saranno 8 mesi, vendita e di modelli preimpostati, insomma. Quindi sono belli freschi, Potete torturarli adesso, esatto, sono ancora lucidi. Poi vabbè, accessori anche. Accessori come? Marsupi saltano fuori. E questo, in Ecopac Ultra.
E ora da poco. Smetti di fare del casino. Ma casino. Perché questi materiali sono belli, sono leggeri. Crocchiano. Ma fanno un casino che. Cioè, però. Qui c'è un po' di roba davanti. Però dà una soddisfazione. Un palloncino, no, una drive. Boom! Questo non fa, la volta la fa questa qui. Questa è in EcoPack DTRS65. Molto leggero, qui l'abbiamo anche nastrata. Stiamo però facendo un po' di esperimenti con le nastrature per renderle definitivamente impermeabili. Quindi questo è un prototipo ancora? Questo è ancora un prototipo, sì. Quindi cioè, prossimamente saranno anche più. Sì, sì, a molto breve, sì. E il marsupietto invece, quello invece è il modello collaudato. Esatto. Che non di varie misure. Portarli, però oggettivamente sono. Quindi quando li contattate, poi queste qua sono tutti gli aggiornamenti che vi fanno. E... qui anche la presentazione sul CAD teniamo aggiornata. Qui per capire le dimensioni delle pouch, l'altezza dello schienale. Quindi ecco, non vi abbandonano, anzi, vi consigliano. Cioè, poi me ne ha fatti vedere adesso altri 50 di messaggi, tutti di correzioni agli zaini fatti per clienti. Quindi c'è un bel po' di cura, dai, ci teniamo. No, non lo fanno a caso. Chiesto però, cioè se vi vogliono contattare Instagram oppure c'è email o l'info box sul sito. Ok, quindi il sito c'è. Esatto, c'è. Ok, quindi linkerò tutto in descrizione, ok? E rispondete nell'arco di 2-3 ore. 20 secondi. Pochissimo, fateci tutte le domande che ritenete volete. Necessarie e vediamo le fattibilità. E si procede. Datemi un'idea di... dei prezzi, dici? Allora, l'alta via, che è quello da montagna incazzato, è 2,50. Che è quello da 50 litri? Quello 40. Da 40 litri, poi essendo roll top comunque arriva fino a 50. Tiene davvero 50, noi poi consideriamo soltanto il corpo principale senza le tasche esterne. Okay. Senza aggiungere tasche, alla fine diventa bello grosso, diventa 250 l'alta via e 210 il pop 30 e 190 quello da 25. Okay. Più le tasche esterne per dopo ogni ci sono tutte le varie personalizzazioni, per esempio se si vogliono le guance imbottite, se si vogliono delle tasche laterale. Ovviamente c'è un listino che in realtà non abbiamo mai pubblicato, ma l'abbiamo noi, è sempre uguale. Sì. Anche okay. Dobbiamo pubblicarlo, dobbiamo farlo. Mm-hmm. Perché adesso qua aggiungo una cosa io, perché sembrano prezzi altissimi di questi zaini, in generale gli zaini ultralight, ma dobbiamo dire che il materiale comunque con cui lavorate sono materiali molto costosi perché hanno delle specifiche che non sono banali. No, esatto. Quindi cioè, non pensate che questi zaini costino una follia perché loro o comunque anche altri che fanno zaini vogliono farsi le budella d'oro. Non è così, hanno un costo alto di materia prima che ovviamente dopo si riflette sul prezzo finale, perché sì, dopo c'è ovviamente la loro mano d'opera e tutto quanto, però partiamo da questo step. Costosi, difficili da trovare, esatto. Che sono comunque molto difficili da trovare. La disponibilità non è sempre certa, quindi... Poi infatti sì. in Italia. Soprattutto che al giorno d'oggi non è scontato. Esatto. Sì. Quindi sì, chiuso premessa. Allora, prima di proseguire, anzi prima di finire, però ci tenevo a dire due cose che non abbiamo detto nel video ma che ci tengo a sottolineare, e cioè la prima è che l'EcoPack che usano i ragazzi per confezionare gli zaini è un materiale completamente riciclato, quindi questo è un super pro in favore dell'ambiente, e l'altra cosa è che il base layer che fanno in Alpha Direct lo confezionano assieme ad una cooperativa di Savignano che si occupa di iniziative anche lì green e di recupero sociale e di promozione diciamo dell'arte del cucito sul territorio, quindi sono altri due fattori che secondo me vanno assolutamente diciamo a dare un pro a quello che è il lavoro dei ragazzi che stanno facendo. E niente, detto ciò, finiamo il video. Bene raga, io direi che è giunto il momento di andare a mangiare una piadina con i ragazzi, quindi li ringrazio per avermi ospitato nella loro batcaverna. Io non c'entro niente, sono Zef è appena arrivato, ma è giustamente arrivato perché ha sentito odore di piadina, quindi ha detto è ora di andare a mangiare. Quindi dai, spero che questo video un po' diverso vi sia piaciuto e così avete visto anche un po' più da vicino il mondo di questi zaini. E basta, noi andiamo a mangiare, raga, andiamo. No, andiamo, via. Ciao.